Se noi arriviamo a 20.000 like sotto a questo video, io me ne vado alle catacombe di Parigi e vi faccio il video. Ditemi se non è questa qui la vita da ricchi. Qualcosa di incredibile, cioè si vede letteralmente tutta, ma tutta la città. Raga, sto toccando un osso umano. Oh, wow. Questo è dentro un cranio, ragazzi. Oh no, ho toccato un osso. Io vi dico, se questo video arriva a 25.000 like, organizziamo un'altra sfida in un altro video, però sarà molto, in un certo senso, più pesante di questa, quindi sarà molto più figa. Ciao Volpi, sono le 4 di mattina, sono insieme a Leo. Stiamo ufficialmente partendo per Parigi, ma c'è un problema. Il nostro autobus parte tra tipo 5 minuti e abbiamo paura tipo troppo di perderlo. Sono le 4 di mattina, raga, e abbiamo l'aereo tipo alle 6. Da Milano all'aeroporto di Milano Malpensa tipo ci vogliono circa 40 minuti. Augurateci buona fortuna nei commenti, perché se perdiamo sto autobus è la fine. Quindi vi aggiorneremo quando riusciremo a salire. L'abbiamo fatta, siamo davanti alla fermata. Vabbè, se non arriva, nel caso, noi vediamo solo camion della spazzatura in questo momento. Se non arriva andiamo a piedi. Ma sì. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere. È un aereo. E anche Leo ce l'ha fatta, non si è perso, incredibile. Scriveteci nei commenti buona fortuna, perché magari l'aereo cade. Oh, ma benvenuti a bordo di questo volo EasyJet diretto a Parigi Charles de Gaulle. Siamo arrivati all'aeroporto. Com'è che si chiama? Charles de Gaulle. Quindi di base siamo a Parigi. Ora praticamente è la stessa cosa tipo di Milano. È come se fossimo a Malpensa. Quindi tipo in realtà tipo ci stiamo circa un'oretta da lì. Quindi quando saremo a Parigi vedrete. A dopo. Ragazzi, quanto è grande? È enorme. Noi l'abbiamo sempre visto in foto, raga, ma è qualcosa di incredibile, tipo. Ma secondo te ci fanno salire? Oh. Tipo si può salire in cima? No, in cima non credo, là forse al primo terrazzo. Ragazzi, la situazione è questa. Lì per lì può sembrare una roba da barboni, però siamo letteralmente sotto la Torre Eiffel e abbiamo pagato questa bottiglietta d'acqua a 4 euro. Cioè, ditemi se non è questa qui la vita da ricchi. Sì, siamo sull'ascensore e stiamo per salire tipo in cima alla Torre Eiffel. Io ho paura. Io no, sono abbastanza tranquillo, non soffro di vertigini. Io non lo so, non l'ho mai provato, però credo di sì. Vediamo. Raga, io non voglio dire niente, però, cioè, non so se mi spiego, ma wow. Comunque no, non soffro di vertigini, incredibile. Ma più che altro sapete perché? Perché tipo, cioè non è che sotto, cioè c'è tipo sta cosa, no? Quindi non è che si vede tipo, cioè non fa paura. Wow. È incredibile, si vede tipo praticamente tutta Parigi. E tra l'altro questo è solo il secondo piano, perché noi saliremo ancora più in su. Si vede, c'è tipo tutta la città, raga, incredibile. Wow. Allora, c'è un vento della Madonna, penso che tipo tra poco non ce ne vogliamo, però almeno siamo protetti, vedete che ci sono tipo le barriere qua. È incredibile, raga, perché tipo, cioè, lo dicevamo anche prima, no? E finché lo vedi nelle foto così ci sta, però raga, c'è il panorama, qualcosa di incredibile, cioè si vede letteralmente tutta la città. E magari dal video non sembra, però raga, cioè, guardate l'altezza, cioè, lì c'è la gente, lì sono le persone, è incredibile, cioè, è tipo 800 miliardi di metri. Wow. Raga, allora lui è Thomas Edison, ma è quello della luce? Sì. Cioè lui è quello che ha inventato la luce, la lampadina, vabbè, quello che è. Mentre lui è quello che ha fatto la Torre Eiffel, raga. Stanno, cioè, a parte che sono tipo, non so se vedete, ma sono tipo perfetti fatti. E qui tipo penso che ci avevano tipo il loro salottino, tipo fatto tutto carino, vedi dove stavano parlando, lui si fumava lì il sigaro. Che idoli. Cioè raga, non so se mi spiego, ma qua la situazione è che questo è il letto. E
quello il bagno. Cioè non c'è. Abbiamo praticamente prenotato una stanza in questo hotel, di cui non faremo il nome perché io non so neanche se chiamarlo hotel. Allora, uno, Hostel, ok, però loro si fanno chiamare hotel, proprio scritto ovunque. Doccia, che non c'è in stanza e la devi pagare 2,50 euro ogni 5 minuti condivisa con gli altri e manco che la puliscono. Mi raccomando, continuate a guardare il video e iscrivetevi, sbrigatevi. Ragazzi, capelli orribili a parte come al solito, perché vabbè, qua è un casino. Finalmente siamo arrivati al momento che tutti stavate aspettando, e cioè l'esplorazione delle catacombe. Io le promesse le mantengo. Abbiamo fatto vedere la Torre Eiffel, avete visto altre cose. Comunque, siamo arrivati. Io non mi aspettavo questa cosa qua, perché quando abbiamo preso i biglietti pensavamo ci fosse la guida turistica, così. In realtà la nostra guida è tablet tipo degli anni 80, quindi siamo da soli, noi due. Vi basta cercare catacombe di Parigi e tutte le cose che vi spuntano sono persone perse. Quindi nel caso, raga, vi ho voluti bene, però se comunque questo video è uscito, in qualche modo siamo tornati a casa, eh. Ok, allora la situazione si sta facendo più inquietante, perché come potete vedere i muri adesso sono molto più così. C'è da dire una cosa, raga. A parte tipo... cioè, non so se si vede, ma questo è figo. È tipo da film horror questa roba. Chiedo scusa, vabbè, la luce è un po' così, però quello che noi andremo a vedere oggi... sì, io tocco. Tutto... ah, vabbè, lui è 12... lui è 12 metri, quindi... vabbè, è solamente 1,5 chilometri, ma in realtà, almeno a quanto dice la storia, poi non so se è così, ma penso di sì, le catacombe praticamente in totale misurano 200 chilometri. Non so perché c'è questa cosa con tutti gli adesivi strani. Qualcuno che si diverte. Qualcuno che si diverte. Comunque, misurano 200 chilometri. La parte esplorabile, quindi quella che noi effettivamente possiamo esplorare, è di 1,5 chilometri, raga. Cioè, capite bene che tipo è abnorme questa roba. Raga, non so se... cioè, è un po' inquietante come situazione questa qua, eh? Vabbè. Tra l'altro, raga, molte porte, come potete vedere, sono sbarrate. Chissà cosa c'è lì dietro. Scrivetecelo nei commenti, nel caso. Avenue de... ah, perché questa è una cosa che ho letto. Praticamente... cenno storico. Cenno storico time. Praticamente, le vie... di sopra, delle strade sopra, okay, sono riportate anche sotto. Cioè, quindi noi adesso siamo su questa via che... che è sopra, che è incredibile. Sì, ma i teschi dove sono? Io voglio vedere quelli. Ma nelle foto si vedono tutti i teschi della gente così, ma sì, io qua vedo solamente muri. Più avanti, nelle ultime stanze, perché tanto lo sappiamo tutti che voi volete vedere quelli, e ve li facciamo vedere, ragazzi. Sì. Allora, dal mio bellissimo francese vi traduco che questo qui è un avviso che dice di tornare indietro, perché questa qui è la porta della morte. E noi entreremo, ovviamente. Raga, sto toccando un osso umano. Oh. Signore e signori, siamo arrivati. E queste sono vere, sì. Oh mio Dio, raga. Per un zio pronto non toccherò il teso, la faccia di nessuno. Comunque, raga, non per dire, eh, ma c'è proprio puzza di vecchio. Madonna, raga, c'è proprio... alcune proprio sono marce. E noi siamo... cioè, raga, noi siamo così, eh. Letteralmente. Palese, gli hanno sparato in testa questo qua. Wow. Questo è quasi da TikTok. Questo è dentro un cranio, ragazzi. Oh no, ho toccato un osso. Raga, ma sono un macello. Lì c'è una sedia di non si sa chi, che pregherà probabilmente, non si sa. Oh, però sono organizzate bene. Cioè, chi l'ha fatto sta roba... palle, mettere tutte così in fila. Madonna, veramente. Schifo, raga. Le ossa sono così dentro. Oh, però vi rendete conto che da gufo saggio noi siamo arrivati a questo? Ma poi perché un tizio è scritto A più T? La è di Alberto, quindi sarei io. E la T di chi sarebbe, ragazzi? Qui ora qualcuno voglio che indovina. Non abbiamo scritto noi, eh. No, no, assolutamente. Perché magari poi... la gente pensa cose strane. E qualcosa come ci è arrivato lì? È un pozzo, tipo. Sì, comunque ci sono tipo tutti dei cimiteri, vabbè, qua ci sono tipo frasi scritte in latino così. Wow, non mi piace questa situazione. Infatti è chiuso, meno male. Evitiamoli. Ragazzi, appena uscite dalle catacombe, io tipo oggi ho i capelli di Nino D'Angelo praticamente, però vabbè. Raga, io penso che ci tornerò a breve lì sotto perché mi seppelliscono. Comunque, io la sfida l'ho mantenuta. Come potete vedere, noi siamo a Parigi, perché vi abbiamo fatto vedere pure la Torre Eiffel per darvi la prova, eh. Io vi dico,
Se questo video arriva a 25.000 like, organizziamo un'altra sfida in un altro video, però sarà molto, in un certo senso, più pesante di questa, quindi sarà molto più figa. 25.000 mi piace e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Ciao!